siamo finalmente ritornati qui sulla Carriera Pilota con il nostro Daniel Ricciardo. Purtroppo è una giornata bruttissima perché il nostro Daniel Ricciardo è stato fatto fuori, è stato cacciato alla Racing Bulls nella Formula 1 reale e al suo posto ovviamente ci sarà Liam Lawson, mamma mia. Quindi ora più che mai da questo episodio fino alla fine di questa carriera dobbiamo portare il nostro Ricciardo intanto in un top team e poi provare a fargli vincere quello che meritava tanto, ossia il mondiale. Siamo a 113 punti per il momento, siamo ovviamente a più di 100, anzi quasi 100 punti di distanza da Max Verstappen, ma questa è la nostra prima stagione, quindi ci accontentiamo di questo, ma puntiamo tutto sulla prossima. Siamo arrivati al Gran Premio di Silverstone e poteva mancare la pioggia in Inghilterra? No, e infatti me la son sorbita in prova libera 1, in qualifica e in gara. Ma voi mi raccomando, come sempre, fate piovere i mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Io vi lascio al giro di qualifica e noi ci ribecchiamo in griglia per la gara. Bentornati con noi in Gran Bretagna. Silverstone è un circuito sublime, ottimo per il Gran Premio di oggi. A cavallo tra il Northamptonshire e il Buckinghamshire, le 18 curve di Silverstone formano il cuore pulsante da quasi 6 km della Formula 1. Nel corso degli anni è stato pesantemente modificato più volte. La curva 1, la Abbey, ora una veloce curva a destra, ma la magia delle corse qui è più forte che mai. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Daniel Ricciardo si gode la vista davanti a tutti in pole position. E Oscar Piastri completa la prima fila. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Perez, Stroll, Verstappen, Leclerc, Gasly, Fernando Alonso, Tsunoda, Albon, Magnussen, Bottas, Hülkenberg, Ocon, Zhou e Logan Sargeant. Ci siamo, è tempo di correre! Dirigiamoci in pista e godiamoci la partenza. Qui a farmi compagnia non c'è solo un uomo, c'è una leggenda. Davide Valsecchi, signore e signori. Analizziamo la sua stagione, in particolare il confronto con il partner di scuderia. Possiamo dire serenamente che ha avuto la meglio il più delle volte. È così. Sai, la regola numero uno è battere il tuo partner di scuderia. Anche se gli assetti delle monoposto possono variare da una gara all'altra a seconda dello stile di guida, condividete lo stesso equipaggiamento, quindi è un po' il metro di paragone. Batterlo deve essere il tuo primo obiettivo e sembra che le cose stiano andando bene in questo caso, non trovi? Devi mantenere questo slancio e questa energia per tutto il resto della stagione. Mamma mia ragazzi, una P1 fantastica! Beh, essendo il nostro Daniel nato in terra australiana, dove uno degli sport principali è il surf, noi abbiamo surfato sulla pista. A noi la pioggia non fa paura e abbiamo fatto il giro più veloce di tutti, a soli 48 millesimi appunto dall'altro australiano Oscar Piastri. Anche lui ha cercato di surfare curva dopo curva e non ci è riuscito a batterci con una macchina nettamente migliore della nostra. Ma adesso in teoria non ci dovrebbe essere pioggia, anche se lì sopra io vedo pioggia per tutto il tempo, va benissimo. Quindi io direi di andare con la gomma soft, partire con la gomma soft. In teoria in questi 6 giri forse si potrebbe già vedere la pioggia e quindi passare dalla soft alla intermedia, altrimenti se la pioggia non dovesse arrivare noi ovviamente andiamo a mettere la media per farci quei 7 giri del secondo stint. Ci portiamo 0,8 in più nel carico del serbatoio e ragazzi partiamo così in pole position. Sappiamo tanto già che perderemo la nostra posizione perché la partenza non è il mio forte. E invece stavolta l'abbiamo azzeccata la partenza. Certo, io mi aspettavo la pioggia anche in gara, vedendo il meteo, vedendo anche
ovviamente il simbolino della pioggia lì nel menu principale, però evidentemente o arriva più tardi oppure qualcuno dei nostri meteorologi avrà sbagliato a guardare il tempo. E intanto l'altro australiano si prende la posizione su di noi. Bravo Oscar, complimenti a lei. Ma qua noi facciamo una Maggots, Beckett e Chapel in maniera veramente sontuosa. E vedo anche i Piastri però, che non abbassa, anzi non alza di certo il piede all'acceleratore lì, in una delle sequenze di curve più bella di tutto il motorsport. E intanto si chiude questo primo giro. L'uso del DRS sarà consentito da questo Pietro Oscar Piastri nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto. Caro davanti. Oscar, però sta per arrivare il tuo momento di essere infilato dal nostro Daniel, e ci riprendiamo la prima e abbiamo anche il DRS per provare a scappare, ad allontanarci. Mettiamo anche un po' di sorpasso, vediamo. Opla, bravo Daniel, bravo. Facciamoli vedere a tutti quanti che hanno sbagliato a mandarti via. Attenzione Norris, non si può in due alla Coop, non si può in due alla Coop. È vietato, non c'hanno i carrelli per due persone alla Coop. Scusami, è vietato proprio, ma da quando hanno inventato il supermercato, Fa attenzione al sottosterzo mentre segui la scia della vettura. Non ti preoccupare, io non seguo nessuno. Cerca di sorpassare al più presto, dai, forza. Mamma mia, di prepotenza. Che cos'è? Che cosa volevamo fare lì? Volevamo entrare in macchina di Norris, mi sa. Riprenderci anche la McLaren. Quest'anno ci riprenderemo tutto. La McLaren, la vecchia Renault, oggi Alpine, la Red Bull, ce le prenderemo tutte, ce le prenderemo Daniel, quando saremo alla guida di un top team. E top team vuol dire o Ferrari o Mercedes in teoria. No, il DRS, ma vaffancavolo, ma com'è che ci si rompe sempre qualcosa? Non è possibile. Attenzione Norris, ci prova dall'esterno. DRS, ma non rientrare per adesso. Dalla posteriore non si apre. Non rientro, stiamo no, che cacchio devo rientrare a fare? Maledetti. Dai, che questa proviamo a farla in pieno anche con l'auto carica di carburante. Mannaggia, 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 guarda quanto ci sarebbe servito qui il DRS, guarda. E invece devo spremere tutta l'energia che abbiamo, devo spremere, la devo consumare per non essere attaccato da Norris e per provare a rimanere attaccato a Russell fin tanto che ci aggiustano sto cavolo di DRS. Il distacco dal tuo compagno di squadra è... Salutamelo Tsunoda, salutamelo. 3,6 secondi, che vuol dire? Che sta sedicesimo? Guarda, guarda, guarda. Guarda quanto ci sarebbe servito il DRS. Mannaggia la miseriaccia. Mannaggia, mannaggia, siamo usciti. Senti, mi puoi dire il meteo per favore? Le gomme da asciutto sembrano le più veloci. Ma come nessuna pioggia prevista? Che vuol dire nessuna pioggia prevista? Lerz, dobbiamo usarlo per forza, dobbiamo usarlo. Stiamo perdendo contatto da Russell.
Mannaggia la miseria, mannaggia. Pensavo che eri seria. Mi hai dato il bel servito facendomi cornuto. Ah, mannaggia, mannaggia. E ragazzi, si tenta la pazzia in questo momento, dato che il DRS non ce lo stanno riparando. Stiamo perdendo sempre di più nei confronti di Russell. Io entro ai box adesso. Per forza, ammonta la gomma media. Cerchiamo di fare un po' di undercut su Russell. Speriamo ci vada bene. Ovviamente usciremo ultimissimi. Però è l'unica cosa che sembra mi sembra che sia stato un problema con il passaggio della ruota però... anteriore destra. Ora ma veramente metterci alle tutto questo e concentrarci sulla gara. Altro che undercut, altro che undercut. Qua abbiamo perso pure su Norris e Piastri sicuramente. Abbiamo e intanto il DRS ancora non ce l'hanno aggiustato, era l'ultima. Va bene. Complimenti a tutti, eh. Ma scusa, ma perché mi ha messo le gomme? Le gomme bianche, perché okay, le hard? Danny, hai l'ala anteriore danneggiata, dobbiamo fare attenzione e provare a proteggerla, dai. Ma perché le hard? Scusa, perché le hard che ti avevo detto monta le... La strategia era monta le gomme... Monta le gomme medie? Ma poi quando è che ho rotto l'ala, scusami, quando è che l'ho danneggiata? Ma di che cosa si stanno facendo nel al muretto box? Eh? Di cosa vi state facendo? No, perché mi sembra abbastanza interessante, vorrei farla pure io. A sto punto. Cioè, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Dai, non è possibile però, non è possibile. Guarda che usciamo dietro Piastri, dietro Norris. Ma dai. Guarda quanto ci hanno fatto perdere con quel cavolo di pit stop, guarda. E io che volevo arrivare davanti a Russell. Ma come si fa? Ma come si fa? Davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. Salutamelo, che ti devo fi... Mo' ci abbiamo pure Verstappen qui, che ci manda larghi. Ma perché la gomma hard? Perché la gomma hard? Abbiamo perso tutto? Perché la gomma hard? Io non capisco. Che vi ho fatto di male quest'oggi? Una gara rovinata proprio dal muretto box e basta, non l'ho rovinata io questa. Oh, almeno ci hanno ridato il DRS, almeno quello. Sia mai che ci vada tutto bene, eh? Guarda, siamo usciti anche dal DRS di Verstappen. No, vabbè, dai. Ormai è compromessa questa gara. Usciamo anche dietro Perez, ma non se ne parla proprio, ma non se ne parla proprio, ma scusami, no? Scusa Perez, ma non è possibile uscire dietro di te. Bello, che sorpasso. Ma stai zitto Alex, che oggi fai più bella figura, va. Capito, d'accordo. Ecco. Ne voglio sapere niente, non ne voglio sapere. Non voglio saperne niente più di te. Oggi lasciatemi stare, guarda, lasciatemi stare. Maledetti, maledetti. Ma come si fa? Ma come si fa? È la strategia rossa media e mi mettono l'hard. E andiamo al pit, invece di fare l'undercut ci superano tutti perché ci mettiamo 4 secondi a montare 4 gomme. Guarda qua, guarda. Ci superano tutti, ci superano. Scusa Hamilton, scusa.
fantastico. Hai centrato l'obiettivo. Adesso siamo in ottima posizione per il resto della gara. In silenzio per tutta la vita dovresti stare. Non ti voglio più sentire. Neanche alle prossime gare. Ora okay, mi sorge un dubbio. È fondamentale gestire bene le RS. Passiamo in modalità. C'è quello di non aver scelto io la strategia principale rossa soft, ma che era selezionata quella. Rossa media, ma che era selezionata quella degli stronzi con appunto la gomma hard. Flashback. End of flashback. È sicuro. Oh, lungo. No, qui no, Leclerc, qui no. Guarda, ma ho sbagliato tutte le curve, Mannaia. E mo c'è un bel trenino di DRS, qua appena sbagli ti mangiano in 10, ti mangiano. Guarda Carlos che intanto fa il giro veloce. Beato lui. Che si è ritrovato terzo, non si sa per quale miracolo divino. Vai da primi a ottavi. Ben fatto, hai raggiunto l'obiettivo, ottimo lavoro. Vai da primi a ottavi. Abbiamo un podio in tasca. E l'abbiamo buttato alle ortiche. E andiamo in due alla coppa? Secondo me si può. Accompagnato fuori. Ehi, non puoi tornare davanti, giovane. No, gran figlio di una grande monegasca. Figlio di una grande monegasca che non sei altro. Tanto sta gara l'abbiamo buttata alle ortiche, eh? Mamma mia, che bello. Che bel dive bomb qui. Bellissimo. Tanto se la gara dobbiamo buttare alle ortiche, ormai io la butto, non me ne faccio niente di 4 punti. Cioè, mi fanno sempre comodo, per carità, eh. 4 punti, ma non ci cambia nulla. Anche perché non lottiamo per il mondiale, abbiamo già abbastanza punti dietro, sulle spalle. Perdere 4 punti a me non cambia la vita, a differenza di Leclerc. Ma vattin. Ma quale collisione? Ma stia zitto. Guardalo! Incidente in pista, ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la safety car per ora. Attenzione! Leclerc! Hai capito, Leclerc? È finita qui la nostra gara! E va bene così, ragazzi, purtroppo Charles Leclerc ha deciso di buttarci fuori, quindi dalla prossima gara avremo un rivale in più. E il caro Leclerc ha firmato la sua condanna, perché mettersi contro di noi in questi modi, insomma, non è che gli sia convenuto proprio tanto. Adesso abbiamo il Gran Premio di Ungheria nel prossimo video, ovviamente. Io spero che questo però vi sia piaciuto e vi do appuntamento ad un prossimo episodio, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao, ragazzi.